Siamo a pagina 50, quindi facciamo parlare il pericardio. Adesso entriamo un po' nel pericardio, adesso ci entriamo dentro, insomma. Perché il pericardio è importante, non che è più o meno importante, ma se non passi il pericardio non arrivi al quinto ventricolo. Se non arrivi, per arrivare al pericardio devi aver fatto la triade del cuore. È una moschetta, non è una zanzara. Capite, è uno propedeutico all'altro, quindi ormai la triade del cuore l'abbiamo fatta e rifatta anche prima. Cerchiamo di comprendere il pericardio, che è la Maddalena. Per tutto il pericardio è madre, però la prima madre è la Maddalena, no? L'essere nell'essere. Quindi torniamo sempre lì, quindi al titolo di tutti questi cinque incontri. E poi c'è anche Michele, sì, ma ci sono tutti, ci sono anche le mosche, quindi sapete cosa vuol dire Belzebù? Il signore delle mosche, quindi il diavolo, il signore delle mosche. Quindi quando c'è una mosca, però dovremmo capire cos'è la mosca e ci arriveremo magari domattina, per cui lei non ha colpa. Silvia, ho finito di straparlare e poi parlare tu. Parla il pericardio. Eccolo là. Il dodecaedro è una forma, cioè una creazione. Esso non va pensato in merito alla sua forma, che è una entità caduta, ma in merito alla sua sacra essenza, pura ed immacolata nel grembo del Padre. Chiaro, quando io faccio una cosa, questa è già una cosa caduta, sono nella materia. Io non devo adesso qua la materia, devo pensare a ciò che rappresenta la sua essenza, lo Spirito Santo che questa forma rappresenta. Ho sentito un non era bovino, no? Non era bovino. Ma questo, se non incominciamo a pensare così, andiamo a fare fisica, chimica, che ne so che cosa, e il mondo sa tutto su queste cose. Anzi, una bella frase dello Steiner dice: la cosa più che il mondo conosce di meno è la materia, con tutto quello che ci sono secoli di università, perché conosci il cadavere della materia. Studiare la materia è più difficile che studiare le gerarchie, mia opinione, perché c'è tutto l'universo rovesciato in una forma immagine morta, capite? Quindi devi fare tornare l'immagine viva e dentro di trovarci tutto l'universo. Vedi un angelo? Beh, un angelo è fatta, no? Ma partire da un qualcosa di morto e trovare l'angelo nascosto dentro non è così facile, anzi, per niente. Bene, quindi è un'immagine. Bene, avanti, Silvia. Siamo chiamati a pensare all'essenza del dodecaedro, là dove nessuna caduta è possibile. Prima, capite, arrivare all'essenza, coscienza immaginativa, ispirativa, intuitiva. Qua parla in sintesi, però. Insomma. L'essenza è padre e madre dell'essere caduto e ne veglia il suo andare cosmico di incarnazione in incarnazione, di generazione in generazione. L'essere puro del dodecaedro non può parlare, non ha voce, cadrebbe. Chiaro, se parlasse entra nel manifesto e non è più lui, quindi devi tu intuirlo. Non ha pensiero, cadrebbe. Non ha forma, sarebbe caduto. Egli però comunica attraverso la sua generazione caduta. Con essa porta impulsi e volontà al mondo. Egli resta nel suo essere puro, intonso ed immacolato e genera impulsi che il dodecaedro caduto può comprendere ed emanare a chi, come lui, è caduto in materia. Ci siamo? Adagino, perché è fisso, però è chiaro. Non si può comunicare con il dodecaedro puro, ma con il suo fratello figlio caduto. Egli ci saprà guidare alla comprensione anche di quello,
di quello più elevato, puro, immacolato cuore pulsante di vita nel cuore del Padre. Il dodecaedro caduto ci racconta delle forze generative della creazione e di tutti gli scambi e gli incroci di forze che devono esserci come scambio comunicativo tra le dimensioni affinché la creazione possa esistere. Meditare sulla sua forma per trovarne indicazione di sviluppo nel nostro pensiero. Dirigere il pensiero dal manifesto all'immanifesto. Pensare all'interno del pericardio. Bene, perché se il pericardio, diciamo, è chiuso, quando entri dentro, trovi l'infinito. No, oggi non si rovescia. Se io entrassi dentro nell'interno della Terra, troverei tutto il cosmo. Ogni cosa che ha una pelle è un rovesciamento di quello che sta fuori. Tutto quello che è fuori della Terra lo trovo dentro la Terra. Tutto fuori quello che è nel cosmo lo trovo all'interno della Luna, di Marte, di Giove, di Saturno. Con colori diversi, perché lui ci mette, ognuno ci mette il suo colore. Ma in conto il colore, il piatto è sempre un piatto, poi può essere rosso, verde, giallo, chiaro? Quindi può piacere, ma è una questione estetica. Quindi anche dentro una cellula, vi ho detto, trovi tutto il cosmo, no? Quindi anche dentro il pericardio trovi tutto il cosmo, rovesciato. Quindi dentro il pericardio ci trovi il cuore. Quindi il cuore è tutto il cosmo. Sì? Sì. Il cuore è l'essenza dell'uomo. E l'essenza dell'uomo è questo. Dico qualcosa che forse ci sarà, ma è il momento per dirlo. Ci vorrebbe un medico, però, o uno che conosca un po' di embriologia, e forse ve l'ho anche già detto, che nell'embrione, i primi 21 giorni, il cuore è una vena pulsante davanti qui, alla, quella che sarà la fronte, il terzo occhio, per capirci. Una vena, proprio un tubo che... E non puoi chiamarlo cuore, no? Però fa pena così. Allora faccio col braccio destro che è meglio. Aspetta che qui... Allora, io faccio questo, il tubo pulsante. Al 21esimo giorno, numero 21, si può rifare qualche riferimento, adesso lo faccio lungo, questo scende, il tubo scende, sempre pulsante, e quando arriva qua, arriva al cuore, no? E il 21esimo giorno si forma il cuore. Ma vedete cosa ha fatto il braccio? Che forma c'ha il braccio? Che forma si chiama in italiano? Chiamiamolo gomito. Questa è la cuspide del cuore. Il cuore, vedete che adesso dovrei farlo così, no? Quindi per quello c'è la cuspide sotto, perché è il gomito. E tutto il processo scende, sempre pulsante, però a un certo punto c'è questo, chiamiamolo gomito, si può dire rovesciamento. E questa è la cuspide, che è un muscolo volontario, per quello è così strano. Poi si chiude e quindi abbiamo qua, diciamo, perché poi è al centro, no? E avviene una lateralizzazione a sinistra, perché lo prende Lucifero, valvole bicuspidi, mentre il fegato lo prende Arimane, e quindi per quello si muore. Quindi noi siamo centrali e poi veniamo, ricordate le due forze che ci tirano, no? Veniamo proprio strappati così, tutti. Perché sai che c'è qualcheduno che stranamente c'ha il cuore al centro, c'ha il cuore a destra, chi c'ha il fegato un po' più in là, chi c'ha un rene più in su. Ecco, questo fa parte del gioco. Però è interessante nell'embriologia, perché vedi proprio questo passaggio, e non ci cambia la vita, però a me fa piacere sapere come si forma il cuore. Quindi il 21esimo giorno, che corrisponderà al 21esimo anno, che incomincia un barlume di io, incomincia. Quindi è legato al 21, perché il 21, se non lo sapete, è metà del 42. No, non si sa mai, Qualcheduno adesso vedete, ecco. Perché 42 è il numero dell'io.
perché è metà dell'84, 12x7, tutti i cammini, misteri della luce, misteri del tempo, 12x7, 84, 84 che diventa gli anni, se vuoi anche, del compimento. Bene, quindi c'è 42 che è l'io superiore e 21 che è metà dell'io superiore, cominciamo l'ego un po'. Questo è tutto rappresentato molto, molto, viene rispecchiato dalla gallina. E io la gallina, che è il famoso animale non intelligente, perché quando cova a 42 gradi e il pulcino, l'uovo, è covato 21 giorni. Ed è il numero del tempo. Il numero del tempo è 42, che diventa 84. Quindi cucinare a 42 gradi è diverso che cucinare a 38 o a 47. Se tu vuoi lavorare nel tempo, nel mistero del tempo, devi usare il numero del 21-42. Quindi, ad esempio, mi ricordo un pastificio artigianale che faceva pasta secca in mezzo in casa, insomma così, era ancora all'inizio, poi è diventato bello grande, e voleva mettere... ottimizzare il processo di essiccazione della pasta fatto in ambiente naturale, non dico il nome se no lo devo tagliare, che la fanno in 3 minuti in ambiente forzato di circolazione d'aria, e allora era o 42 gradi per 21 minuti oppure 21 ore oppure 42 ore per 21, meglio 42 perché costa di meno il riscaldamento, insomma fare aria calda costa di più. Quindi ottimizzando su questi numeri avete il mistero del tempo, avendo il mistero del tempo avete l'io. Quindi un cibo che nutre l'io. Boh, non c'entra niente, però è venuta fuori. Quindi bisogna capire come funzionano questi numeri. Bene? Allora, andiamo avanti, adesso tu ci sarà ancora bisogno dopo, eh? Dopo sì. Bene. Allora, incominciamo, ve l'ho già detto, il piccolo dodecaedro stellato. Questa è la forma, quindi morta, che però tramite questa noi possiamo ricollegarci alla mente creatrice di Dio. Va bene. Quindi quando il Padre ha pensato l'uomo, diciamo nella sua mente che contemporaneamente è un cuore, perché non c'è la separazione, speriamo che non ci sia la separazione come da noi, questa è l'immagine della nostra partenza, l'abbiamo già detto, poi questo si rovescerà, adesso rovesciare non pensate in senso, cioè le cuspidi andranno via e abbiamo questo qua. La cuspide possiamo vederla come l'elemento, diciamo, irradiante del pensiero divino e qui siamo noi appiattiti. Quindi sono 12 pentagoni, quindi il pentagono vuol dire 5, 12 vuol dire 12, 12 meno 5 fa 7. Quindi abbiamo ancora i misteri del tempo e i misteri dello spazio uniti dal 5 che è l'uomo. Quindi l'uomo percorre i misteri del tempo e i misteri dello spazio. Vi dico alcune cose così in libera, tanto perché questo dodecaedro dice ma a me piace invece l'ottaedro. No, facciamoci il dodecaedro che c'è un motivo. Perché rappresenta il punto di passaggio dall'origine alla meta. Meta. Quindi adesso noi siamo un po' appiattiti, però questo qui diventa anche quella forma che collegherà tutto il nostro sistema, diciamo cuore, pericardio e il quinto ventricolo. Bene, allora adesso... dovete seguire, non si può proiettare, andiamo a pagina 51 che poi è anche a colori in fondo, se la trovo, sì è pagina 151, 100 pagine dopo, se andate a pagina, voi potete guardare pagina 151 perché con i colori si capisce un po' meglio, altrimenti è un po' dura. Allora, incominciamo in alto a destra. Questo qua, guardatemi, quindi la forza creatrice del padre, avrei dovuto metterci il disegnetto, 151 e dopo il 150, che non è 42. Bene, allora in alto a destra la forza creatrice del padre, pericardio in manifesto, non c'è,
perché se c'è è caduto, però noi entriamo nell'immanifesto. Bene, questo agisce con quella freccia che va giù in diagonale, cosa? Sul secondo livello che è il Cristo. Il Cristo, quale Mercur, si è trasformato, e che prende, quindi il Cristo macrocosmico, che prende dal Padre e trasforma l'impulso. Sono le tre frecce che vanno in giù. Io non so disegnare il Cristo che manda giù, ho messo le tre frecce. Quindi la freccia grande è il Padre, le tre frecce. E a questo punto, quindi, il Cristo agisce sul nostro pericardio esterno. Arriviamo al pericardio esterno nostro, perché c'è una membrana esterna, una interna e il siero. Quindi parliamo proprio della buccia, della pelle. Quindi il pericardio esterno accoglie dal Cristo, perché era il Cristo, no? Che è collegato al dodecaedro manifesto, quindi siamo collegati qui. In mezzo, c'è il liquido mercuriale, la Maddalena, che fa da Mercur. Cosa vuol dire? Che il pericardio esterno prende dal Cristo, però è la Maddalena, l'essere nell'essere, che fa questa opera, che cosa? Di prendere e purificando la Maddalena, l'alchimista che purifica, ci purifica a noi affinché quello che entra possa entrare veramente, passare la soglia. Quindi abbiamo il liquido mercuriale, la Maddalena. Bene. Poi c'è il pericardio interno che agisce come ponte micheliano. Dalla Maddalena si passa a Michele verso il cuore. Rappresenta il solido duale del dodecaedro, quindi un icosaedro. Vi ricordo che il solido duale vuol dire che dove qui c'è una superficie, dentro c'è un vertice, no? Quindi è il solido che è qua dentro. Guardate, dai ragazzi. Bene. E poi dentro abbiamo il cuore come muscolo, sangue, sede dell'io superiore. Ho messo un cerchietto tratteggiato all'interno, giusto per dare un'idea, che è lo scambio continuo tra esterno e interno. Quindi tutto quello che noi riceviamo dal Padre al Cristo arriva al pericardio esterno, la Maddalena come liquido lo porta al pericardio interno dove c'è Michele, sono tutti cristici questo, e il nostro cuore riceve. Allora, questo processo, guardatevelo almeno 2 o 3 volte, giusto perché quando si parla di pericardio, scatta qualcosa nella nostra coscienza, no? Non è semplicemente un nome che non sappiamo neanche bene che figura geometrica sia. Va bene? Cioè, e questo è il lavoro da fare dopo, adesso qua si fa qualcosa insieme, qua sono cose da passarci tempo sopra. Benissimo. Allora, questo l'abbiamo visto. Quindi il pericardio è questa dimensione che ci permette che l'esterno diventi interno. Quindi il nostro cuore viene nutrito. Ma nel cuore cosa c'è? L'io superiore. Cos'è l'io superiore? L'io superiore è l'io cristico, che quindi prende dal Padre, dal Cristo e arriva fino a noi. Centro del cuore. Poi, insieme alle forze della Madre, perché abbiamo visto la Maddalena, sempre la prima è la Maddalena, che non vuol dire escluso gli altri, però la prima è il primo anello della catena, quello che ti aggancia al muro, quindi quello che ti salva. Questo permette un continuo fluire, e il nostro io superiore, voi sapete che l'io superiore quando lavora nell'anima, quando l'io superiore lavora nel corpo eterico, sviluppa lo spirito vitale amoroso, che è il Cristo, che è il famoso Cristo interno che ci parlerà. E poi arriverà il Padre quando si arriva nel fisico. Ma quando io dico che lavora nell'eterico e nel fisico, vuol dire che il piedino deve mollarlo, quella scala. Quello che viene dall'eterico, le abitudini, le forme, i temperamenti, bisogna mollarlo quel piede. E se vogliamo arrivare al Padre, l'altro piede che tiene gli istinti, il fisico, bisogna mollarlo, se no non ci arrivi, perché se no impazzisci, te lo dico, impazzisci, perché è come un uomo che a un certo punto che vuoi, lui si tira a turo e abbraccia, 6 scalini, per dire un numero, no? Lo voglio stirare di più e lo uccido. Se un uomo lo stiro su 10 gradini, e lo chiamavano torture medievali, no? Alla ruota ti mettevano, no? Quindi a un certo punto vai fuori, non ce la fai più.
Quindi a un certo punto bisogna mettere in conto che tutto quello che dobbiamo mollare è l'effimero per prendere il vero. Cioè non si tratta di mollare il vero per tenerci l'effimero, come fa il mondo. Dobbiamo mollare l'effimero per arrivare al vero. Oh, vedo qualcuno che sta soffrendo, ma il gioco è questo, eh? La partita uomo, ti do le carte, tu le tue carte e le mie carte, facciamo questa briscola dove si deve. Se vuoi vincere la briscola, devi rinunciare all'effimero. E lo ripeto sempre, non vuol dire fare l'eremita e non avere niente, vuol dire non essere attaccato, che è tutta un'altra cosa. Non avere attaccamenti. Perché l'attaccamento ti impedisce di staccare il piede, sei incollato. E quando invece ti liberi, c'era quello sempre che nel percorso parallelo di 2000 anni fa, dice, occupati di cose dello spirito, tutto il resto ti sarà dato in sovrappiù. Ah, vedi, tu hai rinunciato, ti viene dato in sovrappiù, non in alternativa. Ti occupi di cose spirituali e quello che hai abbandonato ti viene dato in sovrappiù. Sovrappiù vuol dire senza fatica. Sovrappiù vuol dire senza fatica, giusto? Ecco, quindi anche un po' di intelligenza, anche quella bassa, diciamo, no? Ecco, dovrebbe essere bastante. Bastante spagnolo non si dice. Allora. Bene, poi abbiamo detto che se, quindi da qui si arriva a questa qua, l'abbiamo già visto, bene, e un punto di transizione che è legato sempre un po' al pericardio è la Merkabah, perché la Merkabah l'abbiamo visto al terzo incontro, se non sbaglio, ce n'è una, ho visto che gira laggiù una Merkabah, è questa attivazione delle due triadi in realtà, no? Perché le due triadi invece che vederle con esagramma in due dimensioni, se io le vedo in tre dimensioni sono la Merkabah. Quindi la Merkabah a base triangolare ti permette di avere questa apertura alla Via Lattea. Poi c'è la Merkabah a base quadrata, che abbiamo solo accennato, che è quella che abbiamo... Dove è andata? Non ti vedevo, eri proprio lì. Che adesso lei sta facendo prove di Merkabah quadrata. La stai usando ancora? Con persone? Sempre te ti stai facendo giovanetto? Per ora quella strada frenata così e le varie strutture e chi voleva venire al momento è rimasto. Bene, perché ti metti a posto tutti i processi vitali, ti richiama la fonte prima, fluisce, e quindi il modo, è inutile dire quanti anni ha il corpo eterico che non ci si capisce. Piano fisico, bene. Però dopo dobbiamo mollarlo, perché quello è effimero, eh? Non è che dobbiamo tenercelo il piano fisico, è effimero. Quindi se a un certo punto basta. I pleiadiani quanti anni vivono? Non ho mai fatto questa cosa. Sei che lo sai, dai. Parecchio. Lo sai o non lo sai? No, in modo numerico preciso come lo vuoi tu. Tra i 2 e i 3.000 anni. Sì, più o meno avrei detto qualcosa. Allora dillo, no? Sono tuoi? Mi tocca fare l'incursione in campo avverso. E dopo si staccano, fanno anche loro. Sono uomini, eh? Non riusciamo a pensare che sono uomini. È come noi, un uomo con un bambino appena nato. E c'è tutto di diverso, no? Cioè, restano le due gambe e le due braccia. Già la testa è penzoloni. Il neonato, sapete, fino a 6 mesi le manine le tiene su. Lo sapete, no? È vero il perché, bravi che lo sapete. Sì, che lo sapete, ce la fate. E quindi sono uomini, solo che sono talmente più evoluti di noi. Loro il Cristo l'hanno incontrato migliaia di anni fa, non incontrato come noi, da sono 2000 anni, ma stiamo attenti noi, eh? È avvenuto però... Diciamo, cambiamo un po' le parole del Vangelo, che non capiti una disgrazia in famiglia, capisci, no? Ecco, loro si sono cristianizzati e sono al servizio del Cristo da migliaia di anni. E quindi hanno altre facoltà, come noi rispetto a un neonato. Però il neonato c'è un vantaggio su noi, perché se il neonato parlasse ti racconterebbe tutto del mondo dello spirito.
perché è ancora aperto. Noi siamo chiusi e via. Ma poi loro si reincarnano? Come pleiadiani. Come pleiadiani, sono loro. È come dire, noi siamo noi, loro sono loro. Ma adesso è venuta fuori, dimenticate, ma per dire che non è, se tu sei in, raccordo, in unione con la creazione, con la sorgente, l'elemento età, tempo, dipende cosa devi fare, non quanto tempo. Devi fare delle cose, mi serve quel tempo, mi servono 50 anni, vabbè, me ne servono 500. È il famoso conte di Saint Germain, che è sto mistero, quanti anni ha vissuto? Boh, 200, 250, non si sa. Perché era sempre lì, bello giovane, finché ha detto basta, ha detto ho finito quel che dovevo fare. Bene. Adesso vediamo di fare un lavoro di sintesi, avete già l'immagine. Io ce l'ho diversa, ma voi l'avete a pagina 152. Andate sui colori che è meglio. Poi tenetevi la penna perché vi dirò due o tre parole da aggiungere. Però la dispensa era già stata stampata. Su questo abbiamo lavorato fino a pochi giorni fa, su questo testo, perché l'ultimo è un continuo. Allora, guardiamo quello che vediamo. Cominciamo da sopra. I frutti della triade del capo scendono nel cuore. E ci siamo. 4 mesi che ne parliamo, basta. Scendono nel cuore e qui comincia la storia. Perché voi vedete che ci sono tanti cerchi. E guardate quel cerchio rosso un po' verso sinistra. Scritto in rosso, c'è scritto il dono dei 12 serafini della vita fluente. La vita fluente, e sotto c'è il dono dei 12 serafini del tutto, questi due, vita fluente e tutto del tutto, sono nell'immanifesto, sono già là nel creatore, nella sorgente. Però quando si comincia a lavorare, non abbiamo il rapporto col tutto del tutto e la vita fluente all'inizio, però 12 serafini, spiriti dell'amore, si occupano di portarci, di aprirci, favorirci nel contatto con la vita fluente e col tutto del tutto. Perché noi stasera o domattina incominceremo a entrare in relazione con la vita fluente, o perlomeno con questi serafini che fanno da ponte. Chiaro? Quindi, quando io continuo a dirvi che ci sono entità pronte ad aiutarci, l'ho sempre detto, no? Qui adesso sappiate che avete 24 serafini. Può bastare per oggi? Siamo già contenti se portiamo 24. Quindi questi qui li ho messi un po' decentrati perché capirete, è un problema di disegno, insomma, no? Devo disegnare il manifesto su un pezzo di carta, ecco. Poi c'è il cuore. Il cuore tutto nel suo complesso, che sopra c'ha le famose, come si chiamava, le anse, no? E il quinto ventricolo, che è disegnato in arancione rosa, che copre tutte le anse superiori. A destra c'è scritto, quinto ventricolo, di natura eterica, sede del Cristo e Padre interni, diventerà. Da esso si dona l'alito creatore e l'oro trasparente cristico terapeutico evolutivo. L'alito creatore del Padre, l'oro trasparente cristico terapeutico evolutivo è scritto del Cristo. Quindi quella sarà la zona da cui si emanerà. Quindi non dal cuore, ma dal quinto ventricolo si emanano queste forze. Bene. Poi c'è, cosa c'è? Scendiamo e abbiamo il cuore. Il cuore, l'abbiamo già visto, il cuore con i 4 pensieri puri, no? Abbiamo visto stamattina o ieri, quant'era? Ieri, mi sembra. Boh. Ieri. Bene, allora però il cuore, in basso a destra c'è scritto il cuore fisico, sede dell'io consapevole nel pensiero puro. È scritto? Sì. Bene. Poi andiamo un po' più in alto, c'è il pericardio, sempre in blu. Il pericardio, abbiamo già detto tempo fa, corrisponde al leone zodiacale.
Dov'è l'eritimista? L'eritimista lo fa il leone. Leone. C'è il leone. Oh, là. Allora, si diceva già che ogni costellazione corrisponde a una parte del corpo umano come forma, è modellato dallo zodiaco. Però il leone è il pericardio. In eritimia ti hanno detto che il leone è il pericardio. Adesso vediamo la scena. E il leone che parte del corpo te l'hanno collegato? Bravo. E il sole? E allora il cuore ce n'ha due? Ma tu tiragli le orecchie lunghe, perché se vengo io gli faccio più male. Ma io gli faccio più male, ti assicuro. Perché quella è una vergogna. Perché nel nome di quell'uomo sono passate le corbellerie. È una vergogna. Come te con Sergio che ti dicessero che sei... È una vergogna. Ma se ti ignorano, quindi... Tu diglielo dici. E dici... Sì, ma dici, ma con che coraggio mi dici che il leone è il cuore? Sì, perché e poi c'è la freccia che entra dopo l'ardimento. C'era la freccia capitano Ahab che colpisce la balena bianca, guarda che lì c'è, eh. Va bene. Allora, questo è il famoso gradino di iniziazione, il famoso Riccardo Cuor di Leone. Cuor di Leone è un grado di iniziazione, Quindi vuol dire che tu hai sviluppato questa capacità di collegamento tra il tuo cuore pericardio col leone su. E il leone è la costellazione da cui sorge, Steiner lo dice, lo zodiaco eterico. Questo te l'hanno detto? L'hai detto tu? No, io... No, posso continuare a rispondere? No. No, no, ma non lo dico a te. Io, tu pensi, queste cose sono scritte, io non è che le ho inventate. E... Diciamo che consigliano tre libri, punto. Tre libri? Ah, basta. Va bene. Basta qui. E tu leggiti gli altri allora. Bene, allora il pericardio che abbiamo visto prima, con la sua funzione della Maddalena, con la sua funzione di Michele, no? Quindi diventa, quando il pericardio è attivo, tu sei un leone, nel senso che sei in collegamento con la costellazione del leone. Quindi tutta la matrice tua eterica viene rinnovata, perché è lo zodiaco eterico. Quindi il famoso quinto ventricolo, che è di natura eterica, prende vita. Va bene? Quindi prima tutti i leoncini qua dentro. Prima Maddalena. Tu c'hai i capelli un po' da Maddalena, eh? Che sì. Va bene. Allora, dove siamo arrivati? Quindi... pericardio, il cuore zodiacale, il cuore animico, va bene, perché è tutto madre, la madre che nella sua dolcezza, la parola magica è dolcezza, la parola dolcezza, io mi ero portato qualcosa, poi ho detto non avremo tempo, ma la futura epoca di cultura, che è l'epoca slava, cosa porterà l'epoca slava? La dolcezza. Il compito dell'epoca slava, portatore della dolcezza nell'umanità, la dolcezza. Quindi tutta un'epoca, quindi sta dolcezza è un'impronta per tutta un'epoca di cultura. Bene, quindi il tatto animico potremmo anche chiamarlo, però è la dolcezza della madre che espande e rinnova tutti i doni. Non è una dolcezza che ti manda lo zuccherino, espande e rinnova, è vita, una dolcezza che è vita. Trattare con dolcezza. Perché la prossima epoca di cultura sarà il grande scontro tra il bene e il male. Non ci siamo già dentro? Sì, ma non è ancora il grande scontro. Ne vedremo delle belle. Va bene? Quindi, come supereremo il grande scontro del bene con il male? Con la dolcezza. Cioè diventa un'arma. Un'arma di amore, è chiaro? Ma quindi quando qua si parla di venerazione, devozione, dolcezza, perché quando si fa l'evocazione si parla di dolcezza, la dolcezza noi stiamo preparando quello che sarà lo strumento per sciogliere il male, liberare gli ostacolatori e si trasformarli in aiutatori.
Quindi qua ho voluto metterlo, dolcezza tra virgolette, e adesso ci spendo due parole di più, che espande e rinnova appunto le forze del cuore insieme a Michele. Quindi questa dolcezza, il leone, per il leone eterico, forze eteriche, la dolcezza madre espande queste forze eteriche al quinto ventricolo. Finita? No. E poi si espanderà in tutto il cosmo e poi nell'immanifesto. Dolcezza. Un giorno diranno, Erika, ah Erika, sì la conosco, quella così dolce. Tutti noi dovremmo dire, Gabriella, Bruno, che volete? La dolce. Cioè, non dobbiamo dire buono, gentile, onesto, delinquente, no, non si dice, no? Ecco, dobbiamo dire tutti la dolce. L'attributo dell'uomo sarà la dolcezza. Questo sarà compito degli slavi che devono prepararsi già, perché non è che fai così e c'è dolcezza, no? Però è un compito proprio di un'epoca di cultura. 2160 anni avremo da curarci la dolcezza. Va bene, scendiamo ancora. Poi andiamo nel disegno, guardiamo, perché io ho due versioni qua. Sì, ce l'avete anche voi. Poi avete il cerchio verde. Il cerchio verde è quello che chiude tutto adesso. Capite? Sono parti e poi c'è il cerchio verde che chiude tutto, che è la grande sintesi, il grande dodecaedro. Il grande dodecaedro. Ci ho messo anche la foto sotto, che non è esattamente quella di Inter, ci ho aggiunto ancora qualcosa. Va bene? Il grande dodecaedro, quindi il maestro in me. Il maestro in me è il famoso Cristo interno. Chi sarà la vostra nessuno si faccia chiamare maestro? Tu avrai la guida interna. Per cui, altra frase del Vangelo, sarete tutti istruiti direttamente dallo Spirito. Punto. Quindi quei tre libri li leggi e poi te ne compri altri tre. E poi a un certo punto vai a cercare qualche bastian contrario che dice guarda quello l'ho già fatto e ti tira fuori altro. Perché a un certo punto il sistema di sicuro non si rinnova. Ogni sistema quando diventa potere si autoreferenzia e si automantiene. Qualsiasi sistema, qualsiasi. Abbiamo già citato Trotsky. Quindi viene il momento che uno si siede e dice questo è il punto. Vi ricordate qualche anno fa anche l'ultimo Papa che ha detto non c'è più nessuna rivelazione divina, tutto è finito col Cristo. Cioè, lo Spirito non parla mai agli uomini. Quindi per dire gli ultimi, no, lasciamo stare Fatima, ma anche San Giovanni Bosco, ma li hanno fatti santi, no? Se li hanno fatti santi e ha cancellato tutto 2000 anni di relazione tra l'uomo e il mondo dello spirito. Una cosa, la frase è così. Ah, è l'unico interprete è la Chiesa, chiaramente poi ce l'aiuto, no? Ecco. E sono cose assurde, ma assurde, tutti zitti. Il problema è perché il sistema si autoreferenzia e questi che dovrebbero essere i principi della Chiesa, i cardinali, silenzio. È già una cancrena quella, non preoccupiamoci, ormai sta cascando da sola. Però per capire, siccome l'abbiamo nel nostro imprinting culturale, voglia o non voglia ce l'abbiamo dentro, apriamo gli occhi. Benissimo, adesso qui bisogna aggiungere tre cose, che bisogna ringraziare Elisa. Onore. Si può anche ringraziare Enzo per questo, Però Elisa, c'è l'altra componente. Allora, in cima dove c'è scritto i frutti della triade, e nella versione definitiva ci sarà, ma purtroppo potete aggiungere, e questi frutti che scendono, quella freccia gialla, la freccia gialla è un attore, non è una freccia di caduta per gravità, capite? C'è un'azione. Questa azione la fa la madre che dona. La madre che dona. Cosa dona?
la determinazione, che è un po' come il discorso che devi essere come fuoco, no? Diciamo ardimento, no? A un certo punto sei un determinato. Questa determinazione è la forza che fa scendere il pensiero verso il cuore. Quindi quella freccia gialla è un'entità. La madre che dona la determinazione per far scendere il pensiero verso il cuore. Quindi i tiepidi vomitati, Apocalisse. I tiepidi sono vomitati, di essere un determinato. Vuoi far questo? Vai. Avrai mille protezioni e mille aiuto. Le prove devi fartele. Certo che devi farti le prove, sei nella carne, devi farti le prove. Poi andiamo dall'altra parte, sotto, la freccia rossa che sale. Quella non sale perché evapora, sale perché c'è un'altra madre, la madre che nutre. Scrivete madre che nutre, se volete. La madre che nutre fa salire la volontà purificata al plesso solare, no? Perché sopra c'è, vi ho detto, vi ricordate il plesso solare, no? Dove ci sono gli aiutatori. Quindi la madre che nutre fa salire la volontà purificata verso il cuore. Dono la temperanza. Perché non è più la volontà cieca. Lo voglio e rubo. O uccido. La temperanza. La temperanza, se qualcheduno c'è dei ricordi un po' strani, è la virtù della quarta settimana di Avvento. Ma è la freccia rossa o rosa? È la freccia, io ce l'ho rossa che sale, che va al plesso solare, e poi è tutto uno, non posso, è un disegno. Dell'Avvento, la quarta settimana è la temperanza. Per cui è tutto collegato, è tutto collegato. I misteri dell'Avvento sono i misteri del tempo. Se sono i misteri del tempo, sono i misteri dell'amore. Se sono i misteri dell'amore, sono i misteri della volontà. Quindi tu arrivi alla quarta settimana, hai finito, e quindi hai la temperanza per andare nel cuore. E ti nasce il Gesù, 2000 anni fa. Adesso nasce il Cristo. Riuscite a fare questi salti? A me piace saltare tanto. Perché ho le vertigini, quindi il jumping non lo farò mai. Però questi sì. Riuscire a tenere insieme, almeno per un attimo, tenere insieme questo disegno enorme dove tutto parla con tutto. Cominciamo a tirare i fili, no? Qualche buco ci rimane, perché non abbiamo tutto chiaro. Però cominciamo a tirare questi fili. E comprendiamo che in quel disegno c'era un buco al centro, che siamo noi. Devo essere io quella tessera a muovere tutto. Capite? Hanno bisogno di noi. Hanno bisogno di noi. Per cui, adesso andiamo nell'altra corrente, antroposofia pura, lo Steiner dice l'uomo è la religione degli dèi. Quindi loro, gli dèi, hanno bisogno di un tipo di uomo. E si mettono, religione vuol dire che lo preghi, te lo imploro, no? Padre Eterno, aiuto, no? Se noi siamo la religione degli dèi, vuol dire che loro vengono al nostro servizio. Si capisce? Sì. Capite che allora l'uomo diventa creatore, ma non di orgoglio luciferico. Il creatore perché riconosce il cosa, il come, il perché e il chi, e lui si mette a braccetto del chi, del padre, e lavora per l'evoluzione. E tutte le gerarchie collaborano. Perché arrivano i nuovi paracliti, i 12 più 12 serafini. Quando mai avete un serafino a portata di mano? Cioè, rendiamoci conto. Qui già l'uomo che è chirichetto, non è ancora la religione degli dèi, però un po' chirichetto c'è, insomma, no? Bene, quindi abbiamo visto la seconda madre, che sono oltre le madri che abbiamo sempre visto, per cui si finisce la madre di tutte le madri. Perché ce n'è finché vuoi, finché vuoi. Anzi, tu puoi anche volere tanto, ma loro sono di più. Quindi tu apri la porta a tutte le madri. Poi andiamo a sinistra. Enzo, scusa, sì. Puoi dire due parole per chiarire la temperanza? Perché
La temperanza vuol dire l'equilibrio praticamente, e saper cosa fare, misurare parole, azioni, tutto quanto, né troppo poco, la bilancia. Possiamo dire la bilancia, ma non bilancia come... Avere la misura. La misura, esattamente la misura. La parola è temperanza e misura. La misura perché io devo, quando abbiamo detto una persona che non ti ascolta, tu dici la tua, basta, hai fatto la misura. Vuoi convincerlo? Ti fai un nemico. E lui giustamente si difende perché sente la prevaricazione. Si difende e butta via te e il contenuto. Quindi hai fatto del male, diciamo così. Quindi la misura, sapere fin dove arrivare. Stop. Vero, buono, giusto. Giusto puoi dire misura o temperanza. Temperanza è più della, proprio della volontà. Una persona intemperante è uno che non lo blocchi, no? Perché qua parliamo di volontà. Ci può essere anche una temperanza di pensiero, capite? Adesso stiamo parlando di questo, perché la volontà è un cavallo, ma di quelli matti, mettiamola così, cavallo brado, non so, come dire, il Mustang americano, insomma, no? Bene, allora adesso andiamo, uno che non avete, e mettete sulla sinistra, tutto riguarda il cuore, ma lo scrivete fuori però. Adesso noi abbiamo un'altra madre che interviene. Allora, la madre, qua, la madre che sopperisce alle necessità altrui. E gli altrui siamo noi, eh? All'inizio siamo noi che abbiamo le difficoltà. La madre che sopperisce le necessità altrui, perché siamo imperfetti. Ecco, quindi c'è un altro aiutatore, capite? Un altro aiutatore che sopperisce, ti dà quello che tu non hai e opera, cosa fa? Opera la trasformazione, opera la trasformazione della volontà nel cuore. E la unisce al puro pensiero. La Maddalena è il primo anello. Perché poi noi le madri, noi per amore di razionalità le dividiamo. Ma è tutto uno. Arrivo. Aspetta un momento. Manca due parole. La leggo tutta e poi mi vado adagio. Quindi la madre che sopperisce le necessità altrui è il vero nome e cognome sottolineato, che dona la giustizia, ecco che dalla temperanza diventa giustizia. È un momento, ci sto arrivando, siamo lì, va che sta scrivendo. Dona la giustizia ed opera la trasformazione della volontà nel cuore, unendola al pensiero puro. Questo è firmato Elisa. Io li ho messi lì poi. Vabbè. Ti piace? Te li senti? Ma ognuno fa la sua, siamo così. Quindi adesso abbiamo il quadro chiaro. Quando vuoi faccio una parentesi sulla temperanza. Chi lo dice? Tu nel Natale dei misteri del tempo. Quante righe sono? Una ventina di righe, le dico tutte e quattro le virtù, perché la temperanza è la seconda settimana. Seconda? E la quarta? La saggezza. Ah, la saggezza, giusto. Poi, ho sbagliato. Allora, diciamo tutto perché ho sbagliato. Quindi, se abbiamo sbagliato, parentesi quadra. E adesso Silvia, con la sua voce sempre... sua dente stavolta, ci legge le quattro settimane dell'Avvento, ma in tutto sono 20 righe o 20 per una? Tutte e quattro, no, in tutto, e anche larghe. Se volete ascoltate, sennò okay. Pausa. Poi non ripeto, e nel caso ve lo sentite nella registrazione. Allora, tratto da Il Natale e i misteri del tempo di Enzo Mastatti, che sarà disponibile minimo da settembre in poi, non anche Natale. A Natale, ok.
La strada per sviluppare in noi l'io superiore, quindi, passa attraverso il superamento delle prove dei quattro corpi, per sopravanzare le quali occorre avere conquistato le quattro virtù di giustizia, temperanza, fortezza e saggezza. La prova della solitudine. Durante l'Avvento, periodo di massima ispirazione per la Terra, abbiamo acquisito l'autoconoscenza e la conoscenza del male e abbiamo sperimentato l'abbandono del cosmo, il che significa anche la massima libertà. Le gerarchie si allontanano da noi. Durante la prima settimana di Avvento, gli arcai si allontanano affinché noi possiamo conquistare la giustizia legata al corpo fisico. Durante la seconda settimana di Avvento si allontana l'arcangelo del nostro popolo, il che ci permette la conquista del linguaggio libero legato al corpo eterico e della temperanza. Anche detto misura e avvedutezza, temperanza. Ecco dov'era, sì. La temperanza. Sì. Durante la terza settimana di Avvento, l'angelo si libera dal nostro corpo astrale, mentre pensare, sentire e volere si liberano dai legami karmici grazie al coraggio conquistato. Durante la quarta settimana di Avvento si allontana l'io ordinario e sperimentiamo una completa solitudine interiore. Siamo alle soglie del mondo spirituale a cui abbiamo accesso grazie alla saggezza. Ora aggiungiamo un nuovo corpo alla nostra anima. Siamo liberi. Il guardiano ci dice che le tre gerarchie non ci guideranno più e ci svela le rispettive attività degli spiriti di popolo e di razza. E avanti così. Con questa preparazione e con la prova della solitudine si arriva al sole e c'è la nascita del Gesù a Natale. Questo è molto stringato, sì, per cui venire voglia di allargarlo. Ed è fuori contesto, per cui. Ma è importante. Sì, e per cui chi vuole più avanti farà riferimento al testo. Qui. Sì, ma la minestra è sempre quella. Tu donna, per fare la minestra, c'hai l'acqua, una mezza cipolla, una carota, il sedano. E quella è la base, per dire, no? Io parlo da maschietto. E poi ci aggiungi, la fai così, la fai colà, no? Come fare un soffritto, la base ci va. Quando dico, è un frattale. Sì, è sempre la stessa cosa. Bene, allora però, siccome siamo, io credo che siamo anche abbastanza a buon punto, sì, ce la facciamo, io su questo voglio dirvi una cosa, perché apre ad altro che ci siamo dentro. Per capire anche i tempi che viviamo, perché se no noi siamo sempre turaccioli in questo mare in burrasca. Capire che a un certo punto, come che in realtà è un catino, però per il turacciolo il catino è il mare, capisci? No, dice no, guarda, è un catino, pian pianino vedrai che vai alla deriva e ti attacchi lì e tutto. Questo ve lo faccio vedere, perché è fondamentale nel cammino di crescita. Quello lo lasciamo lì. Quindi noi abbiamo il pensare, il sentire e il volere, queste tre facoltà dell'anima. Allora, normalmente nell'uomo giovane questo è governato dalle gerarchie. Sono tre gerarchie qua dietro, zodiacali, che governano le matrici, diciamo, pensare, sentire e il volere. E noi siamo, avete sentito, governati da questi. Poi pian pianino l'Avvento, ci prepariamo che cosa? Allo sgancio. Ci prepariamo allo sgancio, quindi siamo soli alla fine. Quindi essere soli vuol dire, questo devo farlo un po' più piccolo, che qua al centro c'è l'io. Adesso riesci a spostare la lampada che fa proprio riflesso? Non so, dimmi da che parte però. Vabbè, dai, fa lo stesso, dai. Allora, questo diventa l'io. E l'io, Natale, nasce l'io come Gesù, l'uomo. Bene, ma cosa succede dopo? E chi ha fatto l'elettrotecnica qua dentro? Abbiamo un elettrotecnico. Il trifase, te lo ricordi? Il trifase, il collegamento stella-triangolo, te lo ricordi? Bene, questo è un collegamento a triangolo. Trifase. Andrea, trifase, stella-triangolo. Bene, allora dov'è il passaggio?
Il passaggio è che perdi questi legami e ti senti solo e stabilisci questi altri legami. Sei tu adesso che governi il pensare, sentire e volere. Stella triangolo. Ecco, questo è il passaggio del Natale. Basta, detto veloce. E sono cose che vanno sperimentate. Quindi la solitudine vuol dire essere un sole. Solitudine vuol dire sole. E sapete che uno dei problemi sociali è la solitudine degli anziani. Ma perché c'è la solitudine degli anziani? Perché questo qui non ha sviluppato durante la sua vita l'essere sole. Se non hai sviluppato essere sole, alla fine è la solitudine. Perché il sole è una stella. E cosa fanno i pianeti intorno al sole? Girano. Quindi se tu sei un sole, avrai sempre qualcuno che ti gira intorno, che ti fa questo, che ti fa quell'altro, capisci? Perché sei un sole. Se invece sei rimasto pianeta, te ne vaghi solo nel cosmo, solo. Questo è un problema, ma il fatto che sia diventato un problema sociale ti fa capire come tutta l'umanità sia pronta a quello. Non l'ha fatto, e quindi lo sperimenti come il problema dei beni materiali che ti saranno tolti, non hai sviluppato le forze del sole e sei in solitudine. Perché credo che sia è un problema, poi proprio in Italia, che insieme al Giappone siamo la popolazione più vecchia del mondo, capite? Quindi, ma se io invece sviluppo la forza del sole, misteriosamente, diciamola così, sarà sempre qualcheduno, qualche pianeta che gira intorno, quindi qualcheduno che mi sarà vicino è quel che deve essere. Visto che l'età media è sui 27 anni, bene, adesso possiamo fare un po' di pausa. E bene, ce la facciamo. Ce la facciamo con... Sì, ce la facciamo invece.